Subsul amici, bentornati o benvenuti nel mio canale, io sono Danai e oggi torniamo con la Zodiac Challenge. Ecco, mentre lei è qui che gli scappa la pipì e i bisognetti, io vi informo subito ragazzi che domani è il compleanno dei gemelli. Quindi sono tornata in registrazione. Lui era qui che si stava occupando per l'appunto di loro, dei piccolini. Guarda, cullala un attimo. Tesoro, tu stai andando in bagno, no? Sì, ok, perfetto. E già che ci sei, vieni qua. Credo che ci siano dei panni. No, ok, allora abbiamo fatto tutto. O li avevamo stesi? Ecco, li avevamo stesi. Vieni a riporre il boccato un attimo, sono puliti. Sì, Immacolato e Asciutto. Vuoi fare un raduno del club? Iniziamolo e terminiamolo, giusto per prendere punti. Ok, vai tesoro a ripormi il boccato. Grazie, su. Si sta facendo la maschera lui, la skin care. E sentite com'è allegro, canticchia. Sì, perché ragazzi lui oggi ha messaggiato un bel po' con Giuliana. E tra l'altro ora lui approfittando, secondo me si allontanerà un attimo, verrà qui, vai qui, e chiamerà proprio Giuliana, perché lui comunque ha voglia di vederla. E ha pensato, visto domani comunque il compleanno di piccola e deve stare a casa, però lui vuole vederla, ha finito la maschera per fortuna. Quindi vuole chiederle se le va di andare con lui fuori e tornare l'indomani, in pratica lo vuole stare la notte fuori con lei. Per farlo, ovviamente, dovrà inventare una scusa a Giuliana, ma questo non è un problema perché lui ha già pensato anche a questo. Inventerà che deve uscire fuori per un convegno politico, che deve andare via per lavoro e quindi, insomma, già gliel'ha accennato nel caso. Tu sei qui senza fare una mazza di niente, chiama Coco a mangiare perché non so se hanno mangiato. Riempi, chiama Jax. Questo è il computer di lui, di Zack, quindi glielo rendiamo. Pulisci qua, per favore. Tu potresti, magari. Vorrei farti uscire, però non avendo più l'Explorer a me fa anche un po' fatica, francamente. Vabbè, dai, chiacchiera con chi conosce un'anima, sta crista. Va bene. La sim meno popolare del mondo. Di tutta SimCity, ecco appunto l'invito al suocero, vedete voi come sta messa. Vabbè, vieni qui, guardate un film. Lui adesso verrà qui, vai qui, sono già le 9:30, quindi lui deve andare via, perché secondo me Giuliana comunque gli ha detto di sì. Quindi lui viene qua, si affretta e parlerà con lei, gli dirà, guarda, devo andare io. Comunque loro sono ancora un po' in lotta, quindi non è che gli dà troppe spiegazioni. Senti, io stasera dormo fuori a quel convegno, quindi ci vediamo domani. Vabbè, dallo un bacio proprio veloce. Ok, a domani allora. E lei va bene, ok, mi raccomando, fai per bene. E cerca di, insomma, gli ha dato il saluto. Ma noi viaggiamo con Giuliana. Lei sta piangendo per il film Cuore spezzato, non sa quanto ha previsto bene il futuro. Scusate, dicevo, viaggiamo con lei. Mi piacerebbe, ragazzi, farli andare a Sulani. Perché io qui c'ho l'hotel. Anzi, se no, aspettate, Osi Springs, come è messo. E ragazzi, lui è arrivato. È qui che sta aspettando Giuliana. Si sono dato appuntamento direttamente qua al ristorante di Osi Springs. Perché lui, ovviamente, non vuole essere visto da persone che conosce, anche se è appena passato con Villarreal. Ma fingiamo che non ci sia. E la sta aspettando. Eccola, è arrivata. E direi che la puoi salutare. Ask Giuliana to be your lover, ma gliel'abbiamo già chiesto. Bacia. Salutala. Oh, che bello, mi fa piacere che sei venuta. Sono così emozionata all'idea di vederti, di passare del tempo con te. Poi sedetevi insieme e ordina per il tappeto. No! Lei tenta un bacio sotto il vischio, è un po' fuori stagione perché è estate, però vabbè, è carino il pensiero. In fondo è comunque una scusa per baciarlo.
Ok, sto ordinando così da piedi, ok. Allora, visto che comunque è una serata importante, prima scegliamo cosa mangiare e poi andiamo al vino. Melanzane, agrodolce, bel puri. Tagliolina all'aglio, no, perché insomma, ragazzi, la serata non mi sembra adatta per l'aglio. Secondo me le potrebbe prendersi un salmone in crosta di erbe, mentre lui tortellina all'aragosta. Non è che abbiamo tutti questi soldi, però andiamo su qualcosa di meno caro, va, pasta primavera. Quindi per lei un vino bianco, assolutamente per lui uno rosso. Quindi per lui questo, per lui. Ha deciso di eccedere. Per lei invece fiume fertile, va. Che costa un pochino di più di quello di Granite Falls. Mi sto chiedendo con questa mod di diventare la sua amante. Voglio vedere, cioè, se succede qualcosa, se cambia qualcosa. Ah sì, new lover, se lo dice qui, anche se ovviamente. Vabbè ragazzi, sedetevi insieme adesso. Sedetevi. E magari fate una flirt, non lo so, battuta d'abordaggio, no. Confessa l'attrazione, gli dice guarda, veramente sono tanto attratto da te. Chiedile della sua giornata. Oh, ovviamente qui cancella il tuo accordo con Giuliana, cioè di essere la sua amante. Bellissima questa mod. Fate una conversazione profonda. Poi magari lui potrebbe anche chiederle. Ask Giuliana to be sex friends, essere amica di sé. Fantastico. Amo sta mod. È bellissima. Ah, ok, dai, discutete degli interessi anche. La aduli. Poi possiamo fare. Wow, la consiglio subito in conversazione. Vediamo che altro ci può. Imparala a conoscere. E poi magari gli racconti anche una. Fai un'imitazione, va. Facciamo, buttiamolo un po' anche sulla simpatia. D'altronde si sa che quando riesci a far ridere una donna sei a metà dell'opera. Giuliana mi piace veramente. Però per lui, secondo me, Giuliana è veramente solamente uno sfogo, è puramente fisica l'interesse, non vuole, cioè non c'è coinvolgimento sentimentale da parte di lui, non so da parte di lei, però lei è veramente flirtantissima. Mi raccomando, prima di farci fichi fichi, tesoro mio, bevi il contraccettivo perché già abbiamo visto cosa è successo, due gemelli che domani compiono gli anni. Mi sembra che le cose stiano andando molto bene. Vorrei che arrivasse anche il cibo perché qui arrivano sempre tra 20 anni. Oh, sta per ripensando a quando è nato suo figlio. Ecco, è arrivato anche da mangiare. Molto bene. Buon appetito. Buon appetito. Ma che carini. Cioè, veramente li adoro. Potrei anche fargli una foto. È una bella simma, quasi mi dispiace che non sia rimasta incinta lei, era una buona donatrice di geni questa simmolina. Se solo ti avessi incontrata prima. Se, anzi, se solo Sopraia ci avesse fatto incontrare prima. Club no, ovviamente, amichevole, facciamo qualcos'altro. No, chiedere di convivere non mi sembra proprio il caso. Che lui chiedere, le può chiedere se è single, perché tanto loro sono amanti, quindi lei tecnicamente potrebbe anche vedere altre persone o stare con altre persone. È single, ok. Hai figli? No, vabbè, devo debellare Strangerville. In qualche modo detesto sta cosa. Anche qui mi devono arrivare. Comunque, vabbè, continuiamo. Complimentati per l'abito, perché è veramente un bell'abito. Sì, però ragazzi, mangiate. Guarda, termina il pasto e paga il conto. Lei non ha mangiato, io non so che dirle, quindi vabbè. Pazienza, paga il conto. Vieni qui e baciala. Invita a restare per la notte, non si sa mai non l'abbia preso. Baciala sul collo. Ma non sta crescendo adesso, dobbiamo fare il compleanno.
Cioè, vabbè, spero non stia crescendo adesso. Allora, loro adesso andranno, ce la faccio, ragazzi, sì, ok. Venite qua insieme. Vai qui insieme, poi lui deve andare assolutamente in bagno, usa. Quindi vieni qua insieme, basta parlare con lei, vieni qua. C'è arrivata anche persone qua dentro, ma... No, bellina, t'ha visto un bel film alla radio, fuori da Maroni? Vattene, cioè no. Vai in bagno adesso, aspetta, non usare. Fai il baciamano prima che vada a dormire. No, mia cara, ti devi svegliare, svegliati, perché io e te dobbiamo fare fichi fichi. L'intenzione, ragazzi, è questa, e beviti il contraccettivo. Ah, ok, si è già svegliata, perfetto. Ragazzi, la baci, la stringi e poi fichi, fichi. Più fama. Che belli, guarda che bellina che è lei. Mi piace tanto, Giuliana, veramente. Dai. Facciamo questo Alta Infedeltà, ragazzi. Ora ci metterò la sigletta di Alta Infedeltà qua sotto. Ok, tutti felici. Madonna, tanto sono ridicoli, Sim, quando stanno per far fichi fichi. Cioè, non vorrei vedere una persona che si mette a ondeggiare con i pugnetti chiusi in quella maniera. Grazie a Dio non esisto. Oh, via! Ed ecco che le corna finiscono di spuntare belle rigogliose sul capo della nostra cara Yasmin. Ogni tradimento nasconde una storia piccante o una storia d'amore. Eccoli che, guardateli che si fanno le coccole. Aspetta, gli faccio una foto del tradimento, ragazzi, immortaliamo il tradimento. Ah no, già, io sto continuando a fare le foto con il tasto di reshade, non esiste più. Luci automatiche, tutte le luci, quindi grazie, spegni la luce. Alle 11 di mattina abbiamo il compleanno dei piccoli, quindi insomma non avrai tanto tempo domattina per fichi ficheggiare. Oh ragazzi, finalmente si è svegliato. Allora, guarda, lui fa sti versi da... Che schifo, qualcuno ha sporcato il WC. Vabbè, vai in bagno. È stato bello passare la notte con te. Adesso però va salutata, perché effettivamente è tardi. Però aspetta, prima di salutarla... Arrivederci, va. Salutiamole e basta. Ci mi dispiace lasciarti così, ma devo tornare a Windenburg, che è il compleanno dei bambini. Cioè no, tranquilla, capisco, tranquillo, capisco. Quindi sciogliamo pure il gruppo e torniamo a casa. Ah, bene, è già sciolto, perfetto. Torniamocene pure a casa. Il nostro fe fedifrago come se ne va via baldanzoso, guardatelo. Vabbè, raga, la storia con Yasmin non è che sia proprio l'amore della vita, eh. Allora, eccoli qua i piccolini. Lui rientra, dov'è lei? È qui alla televisione ancora. Vabbè, guarda, vieni qua, salutiamola. Vabbè, chiedi della sua giornata, gli dirà anche che, a parte, come gli chiederà lei, ma com'è andata, amore, tutto bene? Sì, fa un complimento, ah, sono felice che la tua carriera stia andando bene. E lui si sente anche un po' uno stronzetto. Gli dice, sì, vabbè, sai, vado da bambini, dopo vengo giù ad aiutarti. Quindi vieni qua da bambini. Nutri col vino e Veron, cambia il pannolino sporco, calma, no, vabbè, coccola. E fai dei versetti, tra poco sarà il suo compleanno, sali anche tu da lei, nutri, allatta. Guardatelo, cucciolo! Vabbè, se non altro come padre è bravo, sì, lo so che non la puoi calmare, che è già calma. Anche tu fagli dei versetti, magari. Allora, potremmo preparare qualcosa per la cena. Cos'hai, cucciolo? Perché stai così male? Abbraccia, vieni a abbracciare Jax. Oh, che ha fatto il mio cucciolotto? Cosa hai fatto, Jax? Piccino, no. Dai, gioca un po' con lui. Lei sta andando a preparare da mangiare. Effettivamente un barrettino ci potrebbe stare, però non saprei dove metterlo. O lo piazzo fuori. Ok, ho preso il bar, ci ho messo anche dei palloncini e iniziamo. Ok. Perfetto, racconta barzellette, mangia il cibo, lei lo sta, dovrebbe finirmelo di preparare, magari, riprendila.
anche tu puoi cambiati. Mettiti gli abiti da festa. Ok, le persone stanno arrivando. Lui si è messo a fare yoga, vabbè. Ok, facciamo un gruppo per semplificarci un attimo la vita. Marcus, Everett, Elizabeth, Jay, Travis, Brent si chiamano uguale praticamente, ma vabbè, fa niente. Allora, se lo ringraziamo per la presenza. No tesoro, no, non vengo all'offerta di lavoro. Oh, c'è tuo padre, vieni a ringraziarlo. E magari quando hai fatto tutto, si è messo qui a parlare con Marcus, secondo me. No, Brent. Mi piace questa versione di Brent. Però ragazzo, su, c'hai anche altri ospiti, quindi vai un po' anche dagli altri. Ciao papà, grazie per essere venuto. È finito tu? Riprendi cena a base di prosciutto, certo, cosa fai? E magari prepara una bevanda per tutti. Prepariamo un dolce speziato, dai. Guardate, sono venuti tutti. O quasi, ringraziamo per la presenza. No, 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 presentazione scortese, ho sbagliato. Quanto ci vuole a fare sto prosciutto? Non riesci ad andare perché giustamente c'è lui che stava facendo. Oh, c'è anche tua madre, viene ad abbracciarla. Stai preparando tu? Non avevo assunto un mixologo, però già che è qui che prepara, veniamoci a prendere da bere. Grazie Bob, sei veramente fantastico, ringrazialo per la presenza, già che è qui che sta. L'hai preparato? Sì, perfetto, tutti si stanno anche servendo. Quindi prenditi una porzione, te vai in bagno un attimo, e poi anche tu magari vieni qui e fai una presentazione amichevole, presentati anche con lei, visto che non hai amici. Ti viene a prendere questo e ti prendi una porzione. Bene, qui la festa continua. Guarda, già che ci sei, c'è una donna. Presentati anche con lei, amichevole. Presentati un po' con tutti, perché raga, non hai veramente il becco di un amico, per cui, insomma, alla faccia del lupo solitario. Tu parla pure. Ringrazio per la presenza e vabbè, sto ringraziando a random. Fa una barzelletta toc toc. E anche con lui. No, non l'avevamo già ringraziato, vabbè. Amichevole, facciamo chiedere la carriera. Come va la carriera? Parliamo un po'. Jay sappiamo che è l'unico, cioè non è l'unico, però è quello che più sa di Giuliana. Chiediamo della sua giornata. Bella, mi piace questo momento di festa in casa. Sono tutti qua, stanno mangiando, stanno facendo cose sensate. Sembra che si stiano divertendo. Ma chi ha sto gatto che miagola come un pazzo? Ah, è un amore, ecco cos'ha. Io direi che potremmo anche far crescere i bebè. Quindi, altre scelte. Vieni tu, fai passare di età. E anche lei... fai passare di età. Ragazzi, ci siamo, guardiamo i bambini da bebè. Sono curiosa. Appena lui avrà finito di mangiare, quindi attendiamo ancora un altro po', pazientiamo. Ce la facciamo a presentarci? Sono cresciuti da sola, da soli. Allora, siccome i ragazzi devono avere dei tratti precisi nella seconda generazione, cioè creativo, geloso e pessimista, io non so ancora chi... A parte per il momento non mi serve perché è casuale, quindi va bene, Mari è bella e viziata, va bene. Mi puoi andare a far crescere anche lui? Bene. Vanno modificati, ragazzi, non li voglio nemmeno guardare, guarda adesso, perché guardate come sono cresciuti. Mattias è angelico, meno male, una viziata è un angelico. E ragazzi, andiamoli a sbirciare, mettiamo subito Gas Full Edit Mode. Ok, e andiamoli a sbirciare perché io sono curiosa di vedere come sono i bambini. Ah, oddio, devono ascoltare la musica tutti insieme.
Ok ragazzi, siamo qui nel CAS, ho sistemato i gemellini, ve la voglio far vedere bene, lei è Maribel. Ah eh sì, perché ho sbirciato ma venivano da adulti, lei era viziata, quindi rimettiamo la viziata, guarda carina, è pucciosa, questi sono i suoi, uno degli abiti quotidiani, non ne ha tanti, questo, poi le ho messo questo vestitino qua, formale, con la treccina così. Poi da notte, per quando è più freddo, e da notte per quando è più caldo. Eccola qua. Questa è da festa, e l'altro da festa più per il caldo. Costume, adorabile, per il caldo, con il cappellino, per il caldo senza, però con la fascettina che adoro. E poi c'è l'invernale quando è fuori, e l'invernale per stare in casa, che è questo. E ora vi mostro anche, questa è Maribel, e adesso vi mostro il piccolo Mattias, a cui anche a lui devo aggiungere, devo rimettere Angelico. Eccolo qua, il piccolino, anche lui mi piace tantissimo. Sono entrambi, uno è moro e castano. Ecco, qui l'ha cambiato colore della pelle, no vabbè. Mi sa che, dove, che impazzi, mi farà impazzire, ho questo timore. Questo è l'altro abito quotidiano, poi abbiamo il formale, che immagino la mamma lo pette in maniera diversa, da notte per il freddo, da notte caldo, da festa, l'altro da festa per quando è più fresco, costume, clima caldo, l'altro senza cappellino che è uguale, solo cambia solo il cappellino nel suo caso, clima freddo per l'esterno, che l'abbiamo già visto, e clima freddo per l'interno. Lo adoro, Mattias, mi piace tantissimo, è adorabile anche lui. Ma torniamo in gioco e andiamo avanti. Bene, i bambini stanno ballando, guardateli, cucciolotti amorosi. Secondo me però, ragazzi, e adesso andrà da lui, non criticherà le tecniche del fichi fichi, però secondo me andrà lì a criticare qualcosa di dramma. Senti, comunque, non... Insomma, non hai fatto la torta, cioè io pensavo ci dovessi pensare tu, perché secondo me alla fine la torta non c'è stata perché nessuno dei due ci ha pensato. Ragazzi, se ve ne cavaste tutti dalle balle, adesso che la festa è finita, sarebbe meraviglioso, quindi andatevene tutti, dai. Facciamo chiedi di andare via. Chiedi di andare via perché adesso ho già capito che qui c'è aria di tempesta. Chiedi di andare via, chiedi di andare via. Su. Anche tu. No, che chiedi se è un tritone, cioè, oh mio Dio. Ma andiamo via un po' tutti, perché insomma qui c'è aria di tempesta, lei l'ha già capito. Un tritone, cosa te lo fa pensare? Beh sì, effettivamente è una domanda un po' assurda. Cioè, stanno tutti qui piazzati, proviamo a spengerli. Spegniamo la radio. Puoi parlare con Just Go Away, vai, facciamo così. Cioè mi viene, parla con il semestraneo tranne con la nonna. Con la nonna no. Con la nonna non possiamo parlare. Su ragazzi, cavatevi da tre passi. Just go away. Just go away. Ma che sta facendo? Lei è molto infuriata. Perché? Ballerina determinata per aver ballato al ritmo della musica. Basta con il ballo. Se non ci sarà presto un cambio di programma potremmo ritrovarci con un bebè vulcanico e incontrollabile. Fratello o sorella indesiderato, per aver incontrato un nuovo fratello o sorella. Maribel ha appena incontrato un fratello o una sorella e non vuole affatto. Ma è il tuo gemello, Maribel! No, vabbè, ma come? Ma guardatela che faccia, è proprio contraddetta. No, è proprio contrariata. Ma guarda tu, se io dovevo nascere con un fratello che mi ruba la scena, cioè me la vedo, no? Invece guardate il fratellino che faccino tenero che ha. È adorabile lui. Lui come sta? Lui è soddisfatto, non ha alcun tipo di bisogno. Io però vorrei che la casa si liberasse un attimo. Tra l'altro dovrò un attimino anche poi sistemare la casa per i giochi a misura di bambino perché non ho niente per i bambini. Scusati, a letto? Ma assolutamente no. Qui ragazzi c'è di nuovo da discutare, di sì, discutare, vabbè. Da discutere, quindi facciamo disputa sempre di genitorialità.
Bene ragazzi, arrivederci, andatevene tutti, anche tu se te ne volessi andare. Loro sono qui che disputano. La madre osserva queste liti e si rende conto che le cose col figlio e la nuora non stanno andando affatto bene. Ci stai pulendo? Ma che carina, ma grazie, sei adorabile. Mentre loro stanno continuando a arrabbiarsi, urla contro e tutto questo davanti ai piccoli, che non va bene. Ma volete andarvene? Ma porca miseria, ma dovete restare qui? Andatevene! Ma te sciogli il gruppo, perché forse è per questo che non se ne vanno. Bisogna andare in bagno, mandiamolo momentaneamente in bagno. Qui sta continuando a discutere, gli è venuto anche il mal di testa. Ma ci flirti? Cioè, dopo litigare, dopo aver litigato, flirtate, vabbè. Non ha molto senso, vabbè, tu beviti sta cosa. I gemellini in tutto ciò. La gemellina, che è molto infuriata, secondo me fa qualcosa che non dovrebbe fare. È un papà un pochino ignorantino, stami. Cioè, perché stai piangendo? Da, che lo morde. Però tu rimproverala perché non va bene. Ma lei, secondo me, lo fa nel modo sbagliato, le urlerà contro. Tu invece vieni qui in disciplina, calmo, chiedi di evitare la perfidia. E di nuovo si riarrabbia con lui perché con lei perché l'ha sentita litigare, cioè rispondere con questa maniera, urlare contro la bambina, dice piccola, ma cioè, ti rendi conto, ma come la tratti? Cioè, guarda, cioè, è una cosa impossibile. Tu e allora guarda che, cioè, tra l'altro ne hai brontolata pure tu, no, ha morso. Vabbè, ha morso il fratellino, non è giusto, questa cosa mi sono arrabbiata. Sì, ma tu devi capire che sei la madre, devi avere un altro modo. Conforta, piccolino, perché loro è triste, perché è stanco. Bene. Quindi, ragazzi, questa sarà una puntata dedicata al compleanno. In tutto ciò, lei comunque ha trovato lavoro. In realtà no, ma glielo facciamo trovare adesso. Però facciamo finta che non lo stia trovando in questo momento, l'abbia trovato comunque qualche giorno prima. Dopodiché, che lei avrà trovato lavoro, ce ne andremo da qualche parte. Né? Magari il computer potrebbe fare qualcosa che abbia a che fare con il computer. Potrebbe fare la. Oddio, ma io la vedo più, sapete, come commerciante al dettaglio in realtà. Dalle 9:30, dalle 9 alle 13, sì, mi pare giusto. Vai, intrapresa la carriera, perfetto. Sei malata, tesoro? Vicino alla disgrazia? Quale disgrazia? Coma alimentare. Ragione da vendere e torto marcio. Bene, in una discussione ha avuto torto da vendere, un'altra ha avuto torto marcio. Capolavoro dell'ospite per aver ospitato una festa. Va bene, tu conforta il piccolino, te tesoro, non lo so, io vorrei mandarti un attimo via. Guarda, porta a spasso il cane, giusto per toglierti un attimo di casa. Cura dell'animale, va a fare una passeggiata, vai a fare una passeggiata breve. Tanto è lunga comunque. E lui starà un attimo con i bambini. Quindi fai delle facce buffe anche a lei. Sarebbe carino leggere entrambi un libro, però non ho libri. Cioè, o meglio, non ho al momento una libreria. Lo faremo poi. Lui secondo me ama stare con i suoi bambini. Quindi ci godiamo un altro pochino questi momenti, che belli. E poi ci salutiamo perché devo un attimo sistemare la casa a prova di bebè, che al momento non lo è, insomma, c'è giusto due culle, per cui. Guardatela, tesoro! Patatosa! Devo comprare il cavalletto perché voglio troppo fare delle foto e tenerle. Assolutamente. Leggere anche un libro per bebè, dai, perché no? È stanca anche lei, ha sonno. Se lo so che siete stanchi, adesso vi metto il lettino, insomma. Giochiamo anche con lui. La piccolina piange. Di evitare la ribellione, genitorialità. Risoluto.
Esprime delusione per il tracollo emotivo. Lui non ne ha avuti, giusto? No, infatti. Ok. Ragazzi, con questo episodio per oggi direi che possiamo concludere qua. Non so nemmeno quanto è venuto lungo, perché ci sono state talmente tante intermezzi tra rifare, tra il sistemare il lotto di prima che era con Giuliana, tra sistemare questo, non so quanto tempo ho perso. Però vi mando un grosso bacio, spero che questo episodio vi sia piaciuto, se è così vi invito a lasciare un commento o un like a questo video. Vi invito anche a iscrivervi al canale per restare sempre aggiornati con tutte le novità. Se volete potete anche attivare la campanellina che vi avvertirà ogni qualvolta posterò un video. Io vi mando un grosso bacio e vi do appuntamento alla prossima con un nuovo episodio della Zodiac Challenge. Sub-sul!